Quindi? Ciao, Mary Jane Watson, nuova co-direttrice. Grande. Grazie. Ne ero sicuro. E tu? Trovato lavoro? No, ma... Arrivo subito, cara. Ok. Mm-hmm. In realtà pensavo di cambiare settore. Mm? Sì, potrei diventare uno chef. Scusami, è che... sei uno scienziato. E in gamba. Il mio ultimo progetto è stata una piovra robotica che ha quasi distrutto la città, quindi... Già. Certo, sul polo al carri non hai rivali. Vero. Migliorerò i fagottini. Campeggio? Oh, sai, casa nuova sarà pronta tra una settimana. Miles mi ospiterà per un paio di notti. Ah. Sai, puoi sempre venire a stare da me. Ma solo se vuoi. No, cioè, sì, insomma, non è che io non voglia, in realtà voglio, ma solamente se vuoi anche tu. Non ho mai smesso di volerlo. Anch'io. Vabbè, incredibile, cioè, un finale un po' che uno ci rimane male, perché mamma mia, è morta, cioè, hanno fatto morire la zia Amy, cioè, vabbè, ma poi da un altro che si danno un altro bacio, loro e due, e vabbè, che mi fanno ricordare, insomma, gli altri film. E poi Dr. Octopus o Dr. Octavius, che sicuramente medita vendetta del fatto che non l'ha aiutato Peter, diciamo che ha rifiutato l'aiuto di dargli una mano, però ovviamente è finito in cielo, gli hanno tolto le braccia, poi là è la fissazione alle braccia, vabbè, ce ne hai già due. Vabbè, non lo so se si può saltare i titoli di coda. Ancora c'è qualche finale segreto, boh, tante volte lo mettono. Soprattutto in Spider-Man, tante volte c'è proprio il finale segreto. Finale extra, come dire. Comunque mi è piaciuto tantissimo il gioco, mi ha divertito molto. A parte che ci sono delle missioni secondarie che ancora devo concludere. E che concluderò comunque. Cioè, ovviamente. Comunque penso che abbiamo sbloccato appunto proprio l'ultima tuta che ha utilizzato Spider-Man, cioè quella per sconfiggere Octavius. Poi inoltre i doppiatori mi sono piaciuti molto, veramente hanno scelto delle voci ottime, se posso dirlo. Anche appunto il doppiaggio buono, abbastanza buono. E poi a proposito, poi vedendo l'immagine di Miles con il ragno in mano che l'aveva ucciso, insomma, era stato punto. Chissà come andrà a concludersi sto fatto, boh. Cosa accadrà? Mi domando se ci sarà un secondo Spider-Man dove appunto vedremo un po' queste cose. Io pensavo che si sarebbe che il ragno avrebbe punto Mary Jane, invece no, appunto Miles. Dicevo che sarebbe stato un po' scontata come cosa. Perché appunto poi il prossimo Spider-Man diciamo che sarà appunto Miles, insomma nel cinema, ovviamente creato da Stan Lee. Ok, ora vediamo un po' se c'è un altro finale, sono curioso. Non sono un esperto. Ah, lo sapevo io. Dipende da come le parli. Sono troppo nervoso. Questa dove la mettiamo? Qui va bene. Ok. Senti, Pete. Sì? Ecco, vorrei parlarti di una cosa che non posso dire a mia madre. Dimmi. Beh, sai, mi succedono cose strane. No, non mi dire. Fisicamente. Oh. Ma glielo dice. Oh,
Certo, stai attraversando un'età in cui il corpo comincia a cambiare. E forse hai notato certe zone no, che... non quello. Senti, forse è meglio che io... Ok, ti faccio vedere. Come? Va bene. No, no, non serve. Strano forte. Cosa pensavi? Boh, non lo so. Vabbè. Neanche troppo. Vabbè, anche se così sarebbe un po'... ci sarebbe un po' uno squilibrio. Perché avere due Spider-Man, cioè, è un po' una cosa non molto... ma... ma vabbè, quindi possiamo saltare, vediamo un po', saltiamo. Ah, addirittura, c'è un caricamento. Eravamo a un passo. Ma non mi arrendo. Troverò una cura per te. Lo giuro. Figlio mio. Cioè no, vabbè, una cosa sensazionale. Congratulazioni, hai completato la storia principale, ma l'avventura continua. Ora puoi modificare l'ora del gioco dalle stazioni di ricerca. Ah, buona fortuna eroe. Grazie. Comunque raga, no vabbè, spettacolare. Oh, vediamo, costumi, nuovo. E infatti, costume anti-Oc, che poi sarebbe anti-Octavius o Octopus. Vabbè, comunque, diamo una brita. Rifornimento. Il nanotessuto diffuso rifornisce all'istante le munizioni del gadget in uso. Ah, interessante. Comunque, raga, veramente sensazionale. Cioè, non so cosa dire, è una cosa spettacolare, visto che ci sono, sblocco questo, però... cioè, senza parole. Cioè, quello in poche parole era Harry. Io pensavo che quando aveva aperto... la ticca, per dire ticca, chiamiamola ticca, pensavo come se lì dentro ci fossero i costumi, per esempio, oppure gli strumenti per il Goblin. E invece no, cioè era Harry, che poi veramente, cioè, quindi non si trovava, non si trovava in Europa per guarire, è sempre stato lì. Ah, cavolo, io nel frattempo sto facendo un po' di queste missioni perché ci sono ancora criminali in giro. Però, dovete proprio morire male. Comunque, veramente è un'avventura sensazionale. Mary Jane e lui che si sono messi di nuovo insieme per l'ennesima volta, poi. Ma no, quello volato! Oh, contro il camion. Madò, se facevo canestro, era sensazionale. Sembra bravo, ma sotto la calma apparente... non l'avevo proprio visto. Ah, questo si è buggato. Beccati una moto. Comunque, io, come vi ho detto, cercherò di fare un po' di cose secondarie. Ah, è già morto. Non vedo l'ora di sbloccare tutti, e dico tutti, i costumi di Spider-Man. Poi quello di Black Cat, sono veramente curioso. Poi gli ultimi scontri contro i boss finali, sensazionali. Anche se Rhino mi stava abbastanza sul cavolo. Scorpio non vabbè, però Rhino, che cavolo, non dava fastidio a morte. Comunque, a parte questi piccoli particolari,
Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Come vi ho detto, continueremo con Spider-Man per fare le missioni secondarie. Gioco sensazionale, forse uno dei migliori giochi di supereroi che abbiano mai fatto, che abbiano mai creato e mai ideato. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non ancora fatto. Noi intanto ci vediamo con la prossima puntata, che sarà appunto su una missione secondaria, come vi ho detto. Io comunque nel frattempo sconfiggerò tutti questi brutti ceffi. È l'anima tua, l'ultimo, scommetto. Oh, perché? Ok. Insomma, non sono riuscito a fare un cavolo prima, vabbè. Bella ragazzi.